veramente sale in alto troppo velocemente. Non, per un quadricottero così piccolo io non l'ho mai visto così. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la seconda parte della recensione del V-Fly R130. Ecco, vi posso dire due cose su questo quadricottero che lo distinguono. È che molto molto potente, veramente potente, ha un'accelerazione incredibile e anche una velocità molto alta. La seconda cosa è che è molto robusto, potete notare anche praticamente che l'ho fatto cadere e schiantare dappertutto, anche le eliche sono smangiate tutte perché sono andato contro di tutto. Tra l'altro adesso l'ambiente è molto umido, si è bagnato anche, ma con il liquid tape sono stato tranquillo. Ecco, la sua potenza però ha un prezzo, non è gratis, perché è distruttivo per la batteria. E mentre la batteria da 3 celle, 850 mAh, ci dà meno velocità e meno accelerazione, ma riesce, diciamo, a sopportare l'energia che richiede questo quadricottero, la batteria da 4 celle, 550 mAh che ho messo, appena accelero al massimo, il voltaggio scende anche a 3,5 volt e poi ovviamente risale, ma richiede tanta energia. Probabilmente le eliche dovrebbero avere meno passo. Queste qua sono 30x45, magari 30x40 sarebbe meglio per una 4 celle. Non l'ho provata, ma secondo me andrebbe meglio per la batteria. Avrete meno accelerazione, meno velocità, però potete avere un volo bilanciato tra la salute della vostra batteria e la velocità e l'accelerazione ottenuta. Tra l'altro, questo quadricottero arriva con i PID di default che secondo me non sono stati fatti per questi motori e queste eliche. Una nota però sui PID che andrete probabilmente a vedere nella descrizione del video, vedrete che sono dei PID insoliti. Infatti mi ha fatto veramente impazzire, è stato uno dei più difficili da ricavare i PID su questo quadricottero. Non vi so dire perché esattamente, ma presumo che siano le eliche, i motori e la forma del quadricottero che probabilmente abbiamo la batteria molto in alto rispetto al baricentro e questo cambia tantissimo le impostazioni dei PID. Ma una volta ricavati i PID corretti, questo quadricottero vola veramente bene. Per quanto riguarda la telecamera, per la sua dimensione è decente, il Wide Dynamic Range va benissimo. Ovviamente non si può pretendere tanto da una telecamera così piccola, ma comunque va bene. L'unica cosa che soffre tanto di vibrazioni, o fa vedere tanto le vibrazioni nell'immagine quando spingete al massimo, è solamente quando siete a 4S, quando quindi le vibrazioni sono tanti perché i giri motore sono alti. Quando invece utilizzate la 3 celle il volo è molto tranquillo e anche se spingete al massimo non si vedono le vibrazioni. Ovviamente l'uso di questa telecamera è solamente per vedere durante l'FPV, non è per registrare e far vedere il filmato, quindi queste vibrazioni sono, diciamo, superflue. Ho trovato però il fatto che questa telecamera si possa inclinare tranquillamente una cosa negativa, perché una volta che atterrate, fate un atterraggio abbastanza brusco, la telecamera cambia inclinazione, quindi dovete andare a ricambiare un'altra volta l'inclinazione. A volte lo dimenticate e quindi iniziate a volare, poi riatterrate perché la telecamera è troppo, diciamo, troppo in basso e appena vi inclinate vedete solamente la terra, invece che avere l'inclinazione corretta e quindi vedere davanti. Vi racconto anche una cosa che mi è successa che potrebbe essere utile a qualcuno, così non impazzisce come ho fatto io. Praticamente a un certo punto il quadricottero lo prendo in mano, lo metto, cambio batteria e non vola più. Mi mette sullo schermo Horizon, come se fossi in Horizon. Vado a vedere le impostazioni su Betaflight, muovo gli stick del radiocomando e non si muove niente. Ho pensato, magari ho fatto un atterraggio brusco e quindi ho fatto smuovere qualcosa all'interno, magari la ricevente non è collegata. Smonto tutto il quadricottero, un'ora per smontarlo e rimontarlo. Alla fine, dopo un'ora di prove e un sacco di riflessioni, sono andato a capire che questo bottone, oltre a fare il bind, cambia da PPM a S-Bus, che è una proprietà in realtà delle
riceventi della Radio Link. Se cliccate il bottone del bind della ricevente mentre è accesa la ricevente, passa da PPM a SBus, e quindi era una schiacciata di bottone. Vi racconto questa cosa perché potrebbe esservi utile. Purtroppo non si può montare su questo quadricottero una telecamera stile GoPro per far vedere bene l'immagine del volo di questo quadricottero e della sua performance, ma comunque l'immagine che vedete impressa sullo schermo è indicativa di come vola, non solo, è anche indicativa della trasmissione video, che è molto buona, di questo quadricottero, grazie ovviamente all'antenna a polarizzazione circolare e anche alle antenne che monto sugli occhiali. Ecco, io ho parlato di consumo eccessivo della batteria da parte dei motori, ovviamente contribuiscono in questo anche molto, diciamo, le eliche, però devo dire che quello che vedete sullo schermo di abbassamento del voltaggio molto rapido è in parte causato anche dal freddo, perché adesso abbiamo 0 gradi di temperatura, e sinceramente se non avessi queste cose che mi scaldano sarei congelato adesso. Quindi questo contribuisce tantissimo anche nella performance che può offrire una batteria, e a questo dovete stare attenti. Quindi se volete volare in un ambiente molto molto freddo, scaldate bene le batterie, 25 gradi vanno benissimo e vi danno la massima performance. A 0 gradi come siamo adesso la batteria funziona male, e se spingete tantissimo la rovinate. Quindi sicuramente sia la performance del quadricottero ma anche diciamo il suo consumo cambia radicalmente in estate, e quello che vedete in questo video è molto meno di quello che può fare questo quadricottero, sia dal punto di vista del consumo ma anche della performance. Un punto veramente positivo che si potrebbe sottovalutare in questo quadricottero è questo schermo, che è veramente fantastico, specialmente per controllare il voltaggio della batteria, ma anche in volo, mentre sta volando in hovering potete controllare quanto e il voltaggio senza dover mettere gli occhiali. E alla domanda consiglio questo quadricottero, sì, assolutamente sì, perché i suoi pro sono veramente molto molto di più dei suoi contro. Lo consiglio sia per principianti ma anche per esperti. I principianti potranno utilizzare la batteria da 850 mAh da 3 celle, e gli esperti possono sbizzarrirsi a cambiare eliche, cambiare batterie, e potranno anche mettere delle batterie molto più pesanti e provare cosa succede, perché questi motori supporterebbero veramente un peso molto maggiore rispetto a quello delle batterie. E anche se non l'ho provata, ma credo che una batteria da 700-750 mAh 4 celle la porterebbe tranquillamente sul gobbo senza perdere nessuna delle sue performance, anzi probabilmente starebbe molto più comodo. Ecco, adesso vediamo la performance in verticale di questo piccoletto, e purtroppo devo allontanarmi un po' perché non riusciamo a riprenderlo. Abbiamo provato ma per l'ennesima volta non riusciamo a riprenderlo, perché è talmente piccolo e talmente veloce che anche con due telecamere e tutta la nostra esperienza non riusciamo. Proviamo per l'ultima volta. 1, 2, 3. Adesso gli facciamo fare qualche capriola e vedete che le capriole le fa veramente come un quadricottero più grande, anzi ha una potenza veramente incredibile. Adesso vediamo questo quadricottero come vola in terza persona. Opla! Questa è la batteria da 3 celle, perché in terza persona è veramente difficile farlo volare con una batteria da 4 celle, in quanto è troppo piccolo e è sfuggente. È troppo bello.
L'immagine di questa telecamera, nonostante sia molto piccola, è veramente sorprendente. E volare con questo quadricottero in 4S è veramente veloce e divertente. Purtroppo la telecamera, come abbiamo detto, soffre un po' le vibrazioni perché è una CMOS. Anche la trasmissione video è veramente ottima per un quadricottero così piccolo. Veramente sale in alto, troppo in alto, troppo velocemente. Per un quadricottero così piccolo io non l'ho mai visto così. E come al solito vi lascio il link sia al quadricottero che alle mie impostazioni nella descrizione di questo video. E nel frattempo vi saluto e se non siete ancora iscritti cliccate qua per iscrivervi. We'll be right back.